Raga, io solitamente preferisco evitare di parlare di queste cose, non ne parlo praticamente mai, ma credo che sia doveroso dire due parole per ringraziare quello che oggettivamente è stato, mi fa venire i brividi dirvelo, il dio del calcio. È stato il creatore del calcio per come lo conosciamo oggi noi. Io quando giocavo a pallone da piccolo, scuola calcio, che ho continuato per una decina d'anni. Ricordo che al bar del centro sportivo c'era un poster gigantesco di Diego Armando Maradona. I proprietari erano tifosi della Roma e i proprietari del bar, parlo del circolo, i proprietari del bar erano tifosi della Lazio. Però Maradona era Maradona. Maradona andava oltre la Roma, oltre la Lazio, oltre la Juventus, oltre l'Inter, oltre il Milan, oltre lo stesso Napoli, oltre qualunque campionato, oltre qualunque nazione. Io credo che sia obiettivamente vero che Maradona ha unito tutti noi. E quando vado poi oggi a vedere che dall'Argentina risuona una voce che dice che Maradona è morto, che Maradona non c'è più, che Maradona ha avuto un malore, io resto basito e impaurito perché tutto quello che vedete, tutto questo che vedete in questo momento, tutto il mio canale, non ce la faccio nemmeno a tenere sullo sguardo, arriva per questo, raga, arriva per questo. Io sono troppo piccolo, ho 24 anni, per ricordare delle gesta di Maradona, perché quando sono nato io, Maradona aveva già smesso di giocare, aveva già appeso gli scarpini al chiodo quando ho iniziato a seguire il calcio e non ho ricordi nitidi, ho ricordi tramandati. Il discorso qual è? Io credo innanzitutto che questo sia un anno veramente di merda, non vedo l'ora che finisca perché non se ne può più, perché non se ne può veramente più, perché non se ne può veramente più, non se ne può più, no, veramente, veramente, regà. Da romano, la scomparsa di Gigi Proietti è stata un proiettile, okay? Un colpo al cuore, un dolore incommensurabile. Ne ho parlato salutandolo prima di un video. Preferisco evitare di fare questi video. Odio la speculazione e questo non sarà ovviamente monetizzato, ma ci mancherebbe altro, non mi importa del lavoro, non me ne frega niente, sinceramente, non me la sento mai, non lo farò mai. Però, secondo me, è doveroso parlare, è doveroso non far finta di niente, è doveroso non chiudere gli occhi, ma capire che oggi cambia qualcosa. E sapete qual è il discorso? Che come per me Gigi Proietti, Diego Armando Maradona, spero per lui tra 400 anni, 400 anni, Vasco Rossi, sono stati e sono per Vasco, ma per tanti altri, Schumacher, tutti personaggi, tutte persone, tutti uomini, tutti. Non so che dire, giuro che non so che dire. Tu pensi ci siano sempre, tu pensi che siano come il mondo. Il mondo, cioè senti il mondo, no? Il mondo c'è sempre, il mondo c'è sempre stato, nel senso non sempre, 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 ma non lo sai, tu quando sei nato il mondo c'è, quando non ci sarai più il mondo ci sarà, quando il mondo, cioè il mondo c'è, il mondo c'è, e tu quando nasci, quando cresci, quando affronti qualunque cosa, queste persone sai che ci sono, che ci saranno. Ve ne ho parlato di Gigi Proietti da romano, perché comunque a Roma viviamo una comicità che è tutta trascinata da Gigi Proietti. Ve ne ho parlato adesso per Vasco Rossi, se mai dovesse succedere tra 100, 200, 300 anni, perché Vasco c'è stato, ci sarà sempre. E non esiste pensare ad un mondo senza Diego Armando Maradona, non esiste, perché magari negli ultimi anni non ci ha regalato sorrisi, se non sarcastici, grazie a qualche esperienza fallimentare come allenatore, non ci ha regalato momenti di grande intensità per qualche intervista qui e lì fuori posto o comunque qualche preoccupazione di troppo per un ricovero in ospedale, però al di là di tutto, al di là di questo, niente mi scuote più nel mondo del calcio che leggere questo. Io credo che oggi se ne sia andato il mondo del calcio. Io credo che oggi il calcio se ne sia andato.
Oggi il calcio credo sia morto ufficialmente. E non voglio leggere commenti stupidi, inutili, deficienti, idioti, deviati da un tifo che non vi porterà da nessuna parte perché voi siete Mario, Gianni, Carlo, Simone, Francesco, Lorenzo, come vi pare a voi, ma non siete nient'altro. E non voglio leggere commenti stupidi, ve lo chiedo per favore, non faccio mai questo video, ma questi video, ma per me questo è doveroso. Tutto quello che vedete sul mio canale nasce per una passione che chi danzava con il pallone, perché qui si parla di danzare con il pallone, perché Maradona è diventato un'icona dello sport del calcio nel mondo. Perché se chiedo a una persona che non ha mai seguito il calcio, chi conosci? Se siamo a Roma qualcuno forse dice Totti, ma perché c'è stata una storicità a Roma, ma se chiedo a qualcuno chi conosci mi dirà Messi, Ronaldo, ma mi dirà Maradona per primo. Non oso immaginare gli amici napoletani, non oso immaginarlo. Io vi auguro una buona serata e ciao a tutti.